Nel frattempo è arrivato un audio, quindi pregherei la regia di mandarlo. Bene. Buonasera amici di Rete NetVision e alle giustizielle. Beh, a mio parere la donazione e la beneficenza sono cose che si devono sentire dentro. Quando le si fanno, si devono fare perché non ci devono essere secondi fini. Io personalmente, con l'impegno che ho profuso in questi anni con l'organizzazione sindacale che rappresento e per i Vigili del Fuoco, ho fatto tanta beneficenza del mio tempo libero, levandolo alla mia famiglia. Ho donato tanto amore per chi non aveva un posto di lavoro e sono riuscito a fargli realizzare questo sogno. Beh, a mio parere deve essere questo, questa è la beneficenza, sentirsi le cose dentro e non esternarle, non pubblicizzarle per secondi fini. Ora io non entro in merito a quello che è accaduto attualmente a livello nazionale per quanto riguarda la coppia Ferragnez, che ogni cosa la giustizia farà il suo corso e darà i suoi frutti, se hanno torto hanno ragione, però io la vedo a mio parere la donazione alla beneficenza una cosa interiore, la bontà sta nell'animo, come diceva Dante, e io cerco di fare questo. E quando uno dona, dona perché se lo deve sentire, quando fa beneficenza se lo deve sentire dentro. La beneficenza può essere anche una caramella a una persona che non la può avere, che non ce l'ha. Secondo me la beneficenza e la donazione devono essere cose che si devono sentire dentro, senza secondi fini, sempre. Quando la si fa perché la deve avere dentro, la deve sentire nell'animo. Se no non ha senso fare tali diciamo atti per poi averli ritorti contro quando ovviamente chi se ne accorge, chi indaga o chi ti vuole mettere in mezzo cerca di scagliarsi contro di te per cercare di distruggerti. Questo può anche capitare. Vi auguro una buona serata a tutti e buon inizio anno nuovo. Grazie al nostro web spettatore che comunque ha dato la sua visione, dicendo che ovviamente ci sta seguendo, di continuare a seguirci perché parleremo bene infatti delle sponsorizzazioni, delle donazioni, sì, e infatti forse ho riconosciuto anche la voce di questo Sì, web io l'ho spettatore, riconosciuto ovviamente, Carmelo Carmelo, Barbagallo. al quale veramente auguriamo anche una velocissima ripresa delle condizioni di salute e ti salutiamo veramente tutti noi di Rete NetVision, ti porgiamo veramente tanti tanti auguri di pronta guarigione e infatti sono d'accordo con te, si dice sempre non sappia la mano destra quello Quello che che fa la fa la sinistra, sinistra. in questo caso però è un po' differente perché entrano nello specifico degli aspetti giuridici, delle lacune purtroppo legislative che ci sono e dei volti che comunque sono in tutti gli ambiti, diciamo, noti.